Accolto il ricorso al TAR di De Luca, appello di Fitto al Consiglio di Stato. Abusi a Caivano, chiesto il rito immediato per i minorenni. Blitz interforze in Campania di Finanza e Carabinieri. Ieri l'esonero di Mazzarri, arriva Calzona. Buon pomeriggio e bentrovati con la nostra informazione regionale in primo piano, la politica. Lo avete sentito dai nostri titoli di apertura, il TAR obbliga il Ministero ad accordarsi in 45 giorni con la Regione sui fondi di sviluppo e coesione, cioè i 5,6 miliardi bloccati a Roma da 18 mesi, su cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha ingaggiato una battaglia con il governo manifestando nella capitale venerdì scorso in compagnia dei sindaci, ma sentiamo i dettagli nel nostro servizio di apertura. Dopo la sentenza del TAR, che ha dato ragione al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a proposito delle risorse dei fondi di sviluppo e coesione, è arrivata la risposta del ministro per gli affari europei. Con il massimo rispetto della sentenza, fa sapere Raffaele Fitto, nei prossimi giorni sarà proposto appello al Consiglio di Stato. La sentenza ha respinto la richiesta della Regione di assegnazione immediata delle risorse, in quanto inammissibile, assegnando al Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud il termine di 45 giorni per definire l'istruttoria sui progetti, sugli interventi e sulle linee d'azione trasmessi dalla Regione per entrare a far parte del contenuto dell'accordo di coesione. Da un anno e mezzo, sottolinea Palazzo Santa Lucia, si è risposto a tutte le richieste del Ministero, ma senza mai esiti positivi. L'attuale pronuncia del TAR pone un punto fermo rispetto a una procedura che non si può tenere bloccata a tempo indeterminato. È un modo per salvaguardare 12.000 posti nel comparto della cultura e dello spettacolo e per consentire di creare posti di lavoro senza ulteriori perdite di tempo. Si dicono convinti di quanto richiesto e di quanto hanno manifestato venerdì a Roma i sindaci del Sud Italia, che a gran voce, insieme al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, come abbiamo ascoltato durante il precedente servizio, si sono opposti all'autonomia differenziata. Noi abbiamo incontrato questa mattina il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, il servizio di Chino Tarbartolo. Non siamo delinquenti, ma difendiamo la nostra terra. Queste le parole dei sindaci del Sud che la scorsa settimana sono andati a Roma insieme al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per dire no all'autonomia differenziata e per chiedere lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione. All'esterno di Palazzo Chigi si sono verificati momenti di tensione, ma i primi cittadini non sono arretrati di un passo nelle loro decisioni. Intanto il TAR ha accolto il ricorso della Regione Campania contro il Ministero per le politiche di coesione e ha assegnato il termine di 45 giorni per la definizione dell'istruttoria e la predisposizione dello schema di accordo da sottoscrivere con la Regione. Abbiamo ascoltato il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione. Sicuramente l'autonomia differenziata è una delle grandi vergogne che si sta portando avanti in questo tempo in Italia, che spacca in due il paese, che piega in ginocchio ancora di più il meridione e che non ci permette di governare, in quanto ancora di più avremo mancanza di fondi e quindi minori servizi pubblici da affidare ai nostri cittadini. È ovvio che se questo si alimenta i cittadini del sud saranno sempre più portati ad andare, ad emigrare verso il nord, perché avranno una sanità pubblica più efficiente, una pubblica istruzione maggiormente efficiente. Andremo dal Presidente della Repubblica per rivendicare non solo le nostre istanze rispetto a questa legge vergognosa, ma anche e soprattutto per lo sblocco dei fondi FSC. Ci sono miliardi di euro destinati per la campagna che non vengono sbloccati, sono decine di milioni di euro solo per il comune di Bacoli, tanto per dare l'idea e la dimensione del blocco che abbiamo sui cantieri, sui lavori pubblici e quindi sui maggiori servizi da garantire ai nostri cittadini. Andremo ovunque si possa portare la voce delle nostre comunità e l'abbiamo fatto in piazza, in strada, lo faremo anche con il Presidente della Repubblica, che sono certo ascolterà le istanze del Meridione. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di cronaca e degli abusi a Caivano e i danni delle due cuginette. Sette minori a processo, il GIP ha disposto il giudizio immediato.
Il GIP del Tribunale dei minorenni di Napoli ha accolto le richieste della Procura e disposto il giudizio immediato per i 7 minorenni coinvolti negli stupri avvenuti a Caivano sulle due cuginette di 10 e 12 anni. Ai ragazzi, due sono in comunità, gli altri invece in carcere, vengono contestati gli abusi in forma aggravata e per alcuni anche in concorso con uno dei due maggiorenni coinvolti negli stessi fatti di avere prodotto dei video pedopornografici delle violenze. L'udienza è stata fissata per il prossimo 28 marzo. Entro 15 giorni i legali degli imputati possono chiedere che il giudizio si svolga con rito abbreviato, un'istanza che comunque deve passare il vaglio del giudice. La decisione giunge dopo gli incidenti probatori sulle due piccole vittime che si sono svolti in un ambiente protetto circa un mese fa, il 19 e il 22 gennaio scorsi. E c'è stata un'impennata di minorenni detenuti con il decreto Caivano, già 500, pensate, ne parliamo collegandoci in diretta con l'avvocato Mari Calapietra, che è responsabile dell'Osservatorio regionale di Antigone per i minorenni. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a lei. È una situazione, avvocato, drammatica che emerge dal rapporto di Antigone, che riguarda appunto proprio i minori. Sì, assolutamente. Stamattina c'era proprio la presentazione del rapporto Prospettive Minori, settimo rapporto sulla giustizia minorile in Italia, e che vede chiaramente un'impennata brusca rispetto a quelle che sono le condizioni e i numeri di detenzione dei minorenni. È chiaro che noi abbiamo fatto sentire forte le nostre voci contro il decreto Caivano, che appunto rappresenta ancora una volta un ricorso ad una decretazione d'urgenza come soluzione a problemi complessi, anche all'indomani di fatti di cronaca drammatici come quelli che abbiamo appena sentito, ma che in genere hanno tendenzialmente una rilevante illusione di inseguire questa o quella emergenza attraverso l'irrigidimento o l'estensione degli strumenti penali, creando anche un'apparente territorializzazione del problema sicurezza che, come sembrerebbe dal nome, pare localizzare o forse macchiare territori che vivono già all'insegna dello stigma e dell'abbandono istituzionale. Ecco, forse ci si auspica che per il futuro qualche intervento possa intervenire e che sia di natura preventiva e che quindi vada a migliorare quelle che siano le condizioni di disagio e di povertà economico, lavorativo e sociale che affliggono alcuni territori. Ecco, avvocato, prima di salutarla, quali sono, secondo il suo avviso, le principali criticità del decreto Caivano, oltre a quelle già enunciate poc'anzi? Ecco, sicuramente l'inasprimento che vede la misura penale, lo strumento penale come unica soluzione, non trova nessun riscontro neanche in termini di aumenti di reati, che sono in netta diminuzione negli ultimi anni e che quindi non vede giustificare il ricorso ad una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, piuttosto che riferirsi a dati oggettivi sulla criminalità urbana. Ricordiamo anche che questa è proprio una chiara inversione di rotta rispetto ai percorsi più virtuosi individuati dalla giustizia minorile e del ricorso al carcere quale extrema ratio. C'è, come le dicevo, una mancanza di qualsiasi previsione in termini di prevenzione e di sostegno alle famiglie che vivono in questi contesti di disagio, ed è chiaro che l'ampliamento o l'adozione di strumenti penali previsti per gli adulti e plasmati sui minori non può essere una risposta d'urgenza a problemi di natura assolutamente più complessa. Io ringrazio l'avvocato Mari Calapietra, lo ricordiamo, responsabile dell'Osservatorio regionale di Antigone per i minorenni. Grazie per essere stata nostra ospite. Grazie a lei. E sulla questione della criminalità minorile si è tenuto un confronto ieri alla Fondazione Sud. L'ha seguito per noi Barbara Tafuri. Non manca fine settimana a Napoli in cui non si registrano episodi di criminalità che hanno come protagonisti giovanissimi. Episodi che finiscono sui giornali, ma anche tanti che vengono taciuti dalle vittime per paura di denunciare. Si può parlare di emergenza baby gang? Se ne è parlato nel corso di un incontro alla Fondazione Sud, incontro coordinato da Carlo Falcone, presidente Sud, che ha visto la partecipazione di Enrica Amaturo, professoressa del Dipartimento Scienze Sociali dell'Università Federico II, di Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli, di Samuele Ciambrello, garante campano delle persone private della libertà personale, e Maria De Lutzenberg, procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Dati allarmanti, ragazzi dai 14 ai 17 anni, 70 di loro accusati di rapina, 11 di violenza sessuale,
dai 14 ai 17 anni 5 sono accusati di omicidio, 14 di tentato omicidio. Quindi i dati sorprendenti sono l'aggravamento di reati per ragazzi minori. Ora, per piccoli, medi e grandi reati, può un po' la società accorgersene in tempo, per esempio quando la spia è l'evasione scolastica? Possiamo impegnarci di più per un patto educativo in questa città? È un fenomeno anche non soltanto napoletano, ma è un fenomeno nazionale. In diverse grandi città le baby gang sono un problema. E la cosa su cui dobbiamo riflettere è che molti giovani sono sia espressione di disagio sociale molto forte, ma dentro le baby gang o dentro giovani che compiono atti sbagliati, delinquenziali, ci sono anche ragazzi e giovani appartenenti a ceti sociali non disagiati. Per questo il problema è enorme davanti a noi e io penso che conta moltissimo che ognuno faccia la sua parte. Parliamo di sgomberi, torniamo a Caivano e ascoltiamo insieme le parole del prefetto Michele Di Bari, il servizio di Sara Iannaccone. Nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è tenuta una cabina di regia sulle occupazioni abusive degli immobili in ambito metropolitano presieduta dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. L'obiettivo è liberare gli alloggi del patrimonio di edilizia residenziale o pubblica, ma si deve procedere tenendo conto delle singole situazioni di fragilità e di precarietà. Alla riunione hanno partecipato diverse figure istituzionali come l'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i componenti della Commissione straordinaria del Comune di Caivano e il Commissario straordinario di Governo per il territorio del Comune di Caivano. Il prefetto ha sottolineato che esistono una serie di priorità che vengono stabilite non dalla cabina di regia ma da una legge, l'articolo 11 del 2017, nel quale viene in maniera molto semplificativa creata una condizione a vantaggio delle famiglie perché si deve tener conto dei momenti di fragilità e precarietà e se possibile creare per ogni nucleo familiare destinatario di ordinanza di sgombero un percorso sociale. Però laddove tutto ciò non sarà possibile si procederà allo sfollamento dove è richiesta l'assistenza della forza pubblica. Tra le varie questioni affrontate c'è ovviamente anche quella di Caivano, una delle zone franche più complesse da risolvere. Per gioco danno alle fiamme alcune cartacce con un accendino, ma il rogo si estende a una giostrina che finisce in fumo. Hanno 11, 8 e 3 anni i bambini che, sfuggiti al controllo della madre, sono ritenuti responsabili del fatto accaduto in un parco comunale nella città di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Ancora cronaca, riciclaggio e false fatture, blitz in tutta Italia, sequestri pensate per oltre 10 milioni di euro. Vasta operazione interforze in tutta Italia. Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone. Arresti domiciliari per 7, indagate per associazione a delinquere per numerose ipotesi di reato, in prevalenza reati tributari, false fatturazioni, riciclaggio internazionale e autoriciclaggio. Previste inoltre anche 3 interdittive. Più di 100 gli indagati tra Emilia Romagna, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia e ancora Marche e Veneto, 81 invece le società coinvolte. Le Fiamme Gialle e i militari dell'Arma hanno successivamente effettuato varie perquisizioni e sequestri per oltre 10 milioni di euro. Il giro d'affari scoperto, quantificato dagli inquirenti, è più di 30 milioni. Ancora un'aggressione in ospedale. I carabinieri della stazione di Barra sono intervenuti ieri sera nel pronto soccorso del nosocomio Villa Betania a Napoli. Poco prima, un 33enne di Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine in codice verde, probabilmente perché riteneva di aver atteso troppo, aveva aggredito la guardia giurata per poi colpire la porta d'ingresso con un calcio, creando seri danni alla struttura. I militari dell'Arma hanno identificato e denunciato l'uomo. Rapine a 2 distributori di carburante nello stesso giorno, fermato un 37enne di Napoli. Il servizio di Sara Iannaccone.
Lo scorso 15 febbraio sono state effettuate due rapine a mano armata da parte di un 37enne ai danni di due distributori di carburanti. L'uomo è gravemente indiziato per i reati di rapina e ricettazione. Il fermo è stato convalidato oggi dal GIP di Napoli, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini dei militari dell'arma, coordinate dalla procura, hanno chiarito la dinamica dei due furti. Il primo avvenuto di mattina, l'uomo ha afferrato per il collo una dipendente per poi impossessarsi di una somma di denaro nella stazione di servizio a via D'Amicis, mentre il secondo avvenuto in serata a via Nuova Toscanella, l'indagato ha minacciato con una pistola il benzinaio e ha portato via l'incasso. In entrambe le circostanze l'uomo ha utilizzato un'autovettura oggetto di furto. I carabinieri coordinati dalla procura partenopea nell'ambito di un servizio antirapina hanno individuato l'auto in questione e il 37enne a bordo della stessa mentre scendeva dal veicolo. L'uomo, poi salito su uno scooter, si è dato alla fuga ma è stato bloccato e arrestato. Durante le perquisizioni nella casa dell'imputato è stata trovata una pistola priva di tappo rosso che probabilmente veniva usata nelle rapine. A Casoria sono finiti in manette padre e figlio accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli nel servizio di Chino Tarbartolo. Arrestati per detenzione e fini di spaccio di droga, padre e figlio di 62 e 25 anni. I due, entrambi incensurati, sono stati raggiunti dai carabinieri di Arpino di Casoria, che in seguito ad una perquisizione nella loro abitazione in via Nazionale delle Puglie, hanno rinvenuto 60 kg di stupefacenti, custoditi in un vano lavanderia che veniva utilizzato come vero e proprio magazzino. A guidare gli agenti è stato l'odore forte dello stupefacente, che li ha portati a trovare 50 kg di marijuana divisa in 59 confezioni sigillate pronte per lo spaccio e 107 panetti di hashish nascosti in un frigorifero. Oltre alla droga, i carabinieri hanno trovato anche una pistola a salve ma senza tappo rosso e materiale per pesare e confezionare le dosi. Padre e figlio sono stati condotti in carcere in attesa di giudizio. Proseguono senza sosta le ricerche sull'isola di Ischia della donna scomparsa. Sull'isola Verde il reparto cinofili dei carabinieri e anche un elicottero. Sono giorni di apprensione sull'isola di Ischia per la scomparsa di una donna di 51 anni che, nonostante le ricerche, non si hanno più sue notizie. Sposata e con due figli, si è allontanata dalla sua abitazione nel comune di Casamicciola a bordo della sua automobile, una Fiat Panda bianca. La vettura è stata poi ritrovata, piena dei suoi effetti personali, in un parcheggio nella frazione di Succhivo, nel comune di Serrara Fontana. Le ricerche, infatti, si sono concentrate proprio dove è stata ritrovata la sua automobile. Stanno lavorando per il ritrovamento della donna, la Protezione Civile con i cani molecolari, il soccorso alpino, i vigili del fuoco con un elicottero, la guardia di finanza con i cani ed un altro elicottero, oltre alla compagnia carabinieri schitana e diversi volontari, tra cui alcuni dotati di droni. È stata la famiglia della 51enne a denunciare la sparizione. L'ultima volta è stata vista sabato mattina, poco dopo mezzogiorno. Le videocamere del sistema di sorveglianza della chiesa di Succhivo l'hanno registrata mentre si allontanava dopo aver parcheggiato il veicolo con la borsa ed il cellulare lasciate all'interno, probabilmente verso una stradina di campagna che conduce ad uno dei cavoni presenti in quel versante dell'isola. Alle ricerche, che fino a questo momento hanno dato esito negativo, partecipa anche la motovedetta della Capitaneria di Porto dell'isola. Scoperta una discarica abusiva nel sottosuolo di Napoli, precisamente in via Toledo. Vediamo il servizio. Allarme discarica sotterranea a Napoli. Il geologo ingaggiato dal comune di Napoli, Gianluca Minin, ha individuato enormi cavità sotterranee della città riempite di spazzatura. Per anni sono stati versati e infine abbandonati una quantità enorme di rifiuti in una gigantesca rete di cave e pozzi che caratterizzano il sottosuolo tufaceo del capoluogo campano e che ha portato finalmente al sequestro della discarica localizzata sotto la centralissima via Toledo. Un orrore che Minin da anni denuncia, facendo leva sulla sensibilità dei cittadini ignari della inciviltà nascosta nel sottosuolo affinché venga eliminata per sempre e ovunque. È stato trovato, oltre al materiale edile, anche carcasse di motorini a grandi frigoriferi, fino ai sacchi di siringhe e medicinali scaduti che rientrerebbero nella categoria dei rifiuti speciali e che dovrebbero essere smaltiti attraverso canali legali e sicuri. L'operazione del geologo è stata possibile grazie al lavoro di squadra con la Polizia Municipale, Unità Operativa Tutela Ambientale, congiuntamente al personale del Servizio Difesa Idrogeologica del territorio e bonifiche. Gianluca Minin ha affermato: mi occupo da sempre della cavità di Napoli e denuncio la presenza delle discariche, un problema annoso che oggi, grazie alla sensibilità mostrata dall'amministrazione e alla sensibilità ambientale di giovani dirigenti, sembra che si voglia finalmente affrontare con adeguate misure di intervento.
Taglio del nastro per l'inaugurazione dell'ampliamento del sito produttivo di Novartis, una delle principali aziende farmaceutiche operanti in Italia, precisamente a Torre Annunziata, si estende su una superficie di circa 150.000 metri quadrati e impiega circa 600 dipendenti con un indotto di oltre 100 persone ed è una delle aziende principali che operano proprio nel nostro paese. Il vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, ha visitato la sede dell'associazione Manitese. Chiese e associazioni di quartiere fanno fronte comune nel nome della legalità e del recupero dei quartieri a rischio. A testimoniarlo la visita alla sede di Manitese dell'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Credo che sia importante cominciare a costruire quella rete che diventa fondamentale per poter costruire quei percorsi che vogliono essere soprattutto percorsi di amicizia, percorsi di solidarietà, percorsi di liberazione, percorsi di giustizia. Il vescovo ha incontrato il presidente dell'associazione, Renato Briganti, e di volontari per sostenere le iniziative a favore della comunità locale e dell'inclusione sociale. L'associazione Manitese come sottotitolo ha un impegno di giustizia, non a caso, perché per noi stare in questa piazza, avere la sede in piazza Cavour ed essere un punto di riferimento non solo per il Rione Sanità ma per le associazioni della città è proprio un impegno di giustizia e la presenza dell'arcivescovo di Don Mimmo per noi, sia volontari laici che volontari con una spiritualità, una religione, una scelta religiosa coltivata, è molto importante, è stato per noi prezioso averlo qui. Presente anche il magistrato Giovanni Conso, che ha ricordato le difficili condizioni in cui operano i volontari di Piazza Cavour. Poco più di un mese fa, infatti, la sede di Manitese è stata oggetto di un raid vandalico. Le associazioni, la società civile, la Chiesa, sia presente a fianco alle persone che purtroppo sono vittime di reati e vittime di danneggiamenti, situazioni assurde, ingiustificabili in una città civile. E però questo è importante perché vuol dire che ci sta una reazione da parte delle forze pulite della società. La locanda del Cerrillo a Napoli torna a vestirsi di cultura e approfondimento ospitando la seconda edizione del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta. La giornalista Giuliana Covella ha introdotto il suo libro Il mostro agli occhi azzurri, il delitto di Ponticelli per Guida Editori. Ancora Barbara Tafuri. È approdato a Napoli nella sua edizione invernale il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta diretto dal giornalista Vincenzo Iurillo. Nelle sale della Locanda del Cerrillo è stato presentato il libro L'uomo nero agli occhi azzurri della scrittrice Giuliana Covella. Nelle sue pagine l'autrice napoletana ripercorre la storia del delitto di Ponticelli dove trovarono la morte le due bimbe Nunzia e Barbara. La perizia medico-legale rivelò che le due amichette erano state violentate, pugnalate a morte e bruciate. I mostri furono individuati in tre giovani incensurati che ancora oggi, a distanza di 40 anni e dopo tanti anni di carcere, continuano a rivendicare la loro estraneità ai fatti. Il caso è tornato alla ribalta grazie all'interesse della politica e alla nuova richiesta di revisione del processo. La Procura di Napoli infatti ha aperto un fascicolo sul caso per verifiche ulteriori che potrebbero servire a fare giustizia alle due piccole. A 40 anni di distanza torniamo a parlare di questo delitto perché non c'è stata ancora la verità, non c'è stata ancora giustizia. Fermo restando che c'è una verità processuale, ma evidentemente che non combacia con quella effettiva, perché probabilmente gli assassini, insomma, di Nunzia e Barbara non sono ancora stati scoperti. E allora siamo qui, ecco, a parlarne ancora perché siamo di fronte a un probabile errore giudiziario, ma soprattutto ad un caso di cronaca nera e giudiziaria che ha scosso il paese 40 anni fa e che torna a far parlare l'opinione pubblica per far luce su un delitto che ha visto due bambine innocenti morire. La politica e il gruppo Uniti per Pozzuoli perde un altro consigliere. Si tratta di Angelo Guardascione che ha lasciato il partito con una nota diffusa alla stampa. Ascoltiamo. È stata la diversa concezione della gestione politica del gruppo a determinare l'abbandono da parte di Angelo Guardascione, consigliere del comune di Pozzuoli, del partito Uniti per Pozzuoli, tramite un comunicato stampa. Sarebbe l'assenza di un confronto la motivazione principale della decisione abbastanza sofferta di Guardascione, che continuerà la sua attività politica ma nel gruppo misto, come specificato nella nota che ha diffuso. Nonostante la precedente fuoriuscita di due consiglieri comunali, ho continuato a riporre fiducia nel gruppo in cui sono stato eletto nella civica assemblea, auspicando una maggiore partecipazione e discussione sulle iniziative da intraprendere.
Purtroppo ciò non si è verificato e progressivamente il mio disagio e il mio disappunto sono accresciuti, ha detto, e mia ferma volontà continuare ad impegnarmi nell'esclusivo interesse della collettività per la crescita e lo sviluppo della nostra città, sostenendo con determinazione la positiva attività di governo dell'amministrazione guidata dall'amico sindaco Gigi Manzoni, a cui ribadisco la mia piena e totale fiducia. L'addio di Guardascione evidenzia le difficoltà nel movimento guidato da Filippo Monaco, che potrebbe sollevare complicazioni al sindaco Manzoni per continuare a mantenere le fila in maniera serena. Purtroppo è stata una scelta sofferta e inevitabile. Inevitabile perché chiaramente non ho condiviso la modalità della gestione del gruppo politico, in quanto sono venuti a mancare quei principi basilari della gestione democratica di un gruppo, e cioè principi della partecipazione, della condivisione e della discussione, motivo per cui sono stato costretto ad abbandonare questo gruppo. Si è svolto a Napoli l'evento Il mistero delle parole, presenti medici ma anche linguisti. Come si può migliorare la comunicazione tra oncologi e ammalati? Quali espressioni deve usare il medico quando parla con un paziente? Se ne è discusso durante il talk show I misteri delle parole, evento conclusivo della campagna Il senso delle parole, un'altra comunicazione è possibile. Durante l'iniziativa sono stati approfonditi alcuni vocaboli tratti dal dizionario emozionale Atlante delle parole chiavi in oncologia, curato dal linguista Giuseppe Antonelli. Le parole devono essere chiare e comprensibili perché le pazienti vogliono sapere. Questo è qualcosa che è emerso con grandissima evidenza da questo tipo di interviste. Allora, questo dizionario vorrebbe creare un terreno comune di comunicazione su poche parole che però siano affrontate nella maniera giusta. Al dibattito che si è svolto all'Hotel San Francesco al Monte hanno preso parte, tra gli altri, lo scrittore Maurizio De Giovanni in collegamento streaming, Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, e Alessandro Morabito, direttore dell'oncologia medica toroco-polmonare dell'Istituto Pascale. L'obiettivo principale sia soprattutto quello di capire quali sono le esigenze del medico quando comunica alcune diagnosi, alcune situazioni, ma soprattutto quelle sono quelle esigenze anche del paziente e del caregiver. Il compito dell'oncologo è anche capire e dosare le informazioni che dà il paziente, capire lo stato emotivo del paziente e del caregiver in maniera tale da riconoscere le sue emozioni e dare in qualche modo una informazione che sia adeguata ma corretta, anche perché l'obiettivo è quello di coinvolgere il paziente nel processo decisionale, nel percorso di cura. Presente anche Anna Maria Bencini, General Manager di Takeda Italia, azienda promotrice della campagna di comunicazione. Siamo profondamente convinti che il compito di un'azienda farmaceutica non sia solo quello di fornire farmaci, ma di essere vicini alle associazioni pazienti e alla classe medica in tutto quello che è necessario per poter garantire un percorso di cura agevole ed efficace per il paziente, che spesso passa anche attraverso la comunicazione. Ogni giorno alle ore 14:15, dal lunedì al venerdì, l'approfondimento di Campi Flegrei TV, in onda sul canale 99 del Digitale Terrestre, sul web www.tvcampiflegrei.it e sui nostri social network. Parleremo di sanità e delle condizioni in cui sono costretti a lavorare medici e operatori sanitari, ma anche di benessere e nutrizione con esperti del settore. Ricerca, focus sul mondo dell'università e dell'insegnamento, e poi ancora cronaca, attualità, la riforma della giustizia, con la voce di magistrati e avvocati, ampio spazio al lavoro e alle vertenze ancora in corso, al welfare, all'ambiente e al cambiamento climatico. Infine cinema, musica e spettacolo con le offerte che il territorio campano propone ogni settimana. Ore 14:15 in diretta dal lunedì al venerdì, canale 99 del Digitale Terrestre. Oggi parleremo di salute e benessere con la dottoressa gastroenterologa Flora Caruso. L'approfondimento è curato dalla collega Ichino Tarbani. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la pagina sportiva. Serietà, garanzie e rispetto delle tempistiche sono le premesse fondamentali per la creazione di un percorso che condurrà al successo, sviluppo, crescita costante e raggiungimento degli obiettivi.
Un sogno? No, è la realtà di Cofim SRL, azienda di impianti e sistemi segnaletici. Da 30 anni ti indichiamo la giusta direzione. www.cofimsing.it. Scegli la Dante Alighieri e le opportunità che offre in ambito didattico in sbocchi professionali. Con l'Istituto Alberghiero Nautico Meccanico, Elettronica, Elettrotecnica, Geometra, Ragioneria, Scuola di Informatica e anche Turistico. Poi ancora offriamo corsi di formazione OS, OSA, SAB, certificazione EIPAS, corsi patente europea e corsi 24 CFU. La Dante Alighieri inoltre è anche università, con lauree triennali, magistrali, specialistiche e a corso unico, con tutor, lezioni ed esami in sede. Per maggiori informazioni visita il nostro sito istitutidantealighieri.it. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Gruppo Parziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Basta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul Gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Somec, eccellenza nel settore della carpinteria e serramenti. Partner di marchi come McDonald's, Roadhouse, Autogrill, Chef Express, Motta e Campari, Poke House, Calavera, Wagamama, La Feltrinelli, Metro Cash and Carry, H&M e tanti altri. Operatività su tutto il territorio nazionale con lo scopo principale di soddisfare ogni singola richiesta del cliente, garantendo qualità, precisione e affidabilità. Somec, se vuoi il massimo, sai a chi affidarti. Lux.com. Eccoci tornati in diretta con la pagina sportiva. Caos nelle ultime ore in casa Napoli, ieri in serata l'esonero del tecnico Walter Mazzarri e l'annuncio del nuovo mister Francesco Calzona. Intanto domani gli azzurri affronteranno in casa il Barcellona. Il servizio di Lorenzo Liguori. Sulla panchina del Napoli è arrivato Francesco Calzona, che ha sostituito Walter Mazzarri. A spiegare la decisione è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, intercettato fuori l'hotel Britannique dopo l'incontro decisivo con il tecnico calabrese. Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso dover esonerare un amico. L'ho ringraziato per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. A Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, riuscire a dare sempre qualcosa in più.
Parole di benvenuto poi per il neo allenatore. Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri che con Spalletti e quindi conosce già buona parte di questo gruppo. Il tempo sarà galantuomo e ci dirà se questa è stata la scelta giusta. Cerchiamo di aiutare il nuovo mister senza contrasti, perché sarà complicatissimo preparare in 24 ore una partita difficile contro una squadra importante come il Barcellona. Calzona verrà qui in hotel con tutti i suoi collaboratori e parleremo a lungo. Poi andremo a Castel Volturno e lo presenterò ai ragazzi nuovi che si sono aggregati nelle ultime due sessioni di mercato. E l'attuale CT della Slovacchia ricoprirà il doppio ruolo fino a giugno, per lui un ritorno a Napoli da allenatore in prima dopo le esperienze da vice con Sarri e Spalletti. Da una vita a fare il vice ad essere contemporaneamente l'allenatore di una nazionale e di una squadra di Serie A. Il Napoli ha scelto Francesco Calzona come prossima guida tecnica dopo aver salutato Walter Mazzarri, a sua volta subentrato a stagione in corso a Rudy Garcia. Attuale CT della Slovacchia, Calzona ricoprirà quindi il doppio ruolo fino a giugno 2024, quando inizieranno gli europei in Germania. Classe 1968, da calciatore conta qualche presenza in Serie B con l'Arezzo per poi iniziare la gavetta da allenatore in Umbria nel 2004, arrotondando come rappresentante di Caffè. Nella sua ultima stagione da giocatore conosce un promettente allenatore che tre anni dopo gli proporrà di lavorare assieme. Si tratta di Maurizio Sarri, allora all'Avellino, che lo vuole come suo vice, ruolo che Calzona ricoprirà anche nelle successive avventure dell'attuale tecnico della Lazio fino ad arrivare a Napoli. Dopo l'addio di Sarri in direzione Inghilterra, Calzona resta in Italia collaborando con Eusebio Di Francesco al Cagliari per poi tornare ben presto in azzurro con Luciano Spalletti. Non fa in tempo a vincere lo scudetto dello scorso anno perché nell'agosto del 2022 lo chiama Amsic, offrendogli il ruolo di CT della Slovacchia. Slovacchia che Calzona riesce a far qualificare per la terza volta nella sua storia di un campionato europeo, la prima con un CT straniero sulla panchina. Il tecnico calabrese potrà contare su diversi uomini di fiducia in questi quattro mesi a Napoli, molti dei quali hanno già lavorato in azzurro tra dirigenza e campo. Il vice allenatore sarà uno tra Gianluca Segarelli e Simone Bonomi. Il primo ricopre già questo ruolo in nazionale con Calzona, l'altro ha militato a Napoli nel 2004-2005 da giocatore e successivamente da membro dello staff nel triennio di Sarri. Ci sarà poi il tanto atteso ritorno di Francesco Sinatti come preparatore atletico dopo la stagione dello scudetto. L'uomo di fiducia di Spalletti ha ricevuto l'ok della FIGC per ricoprire il doppio ruolo fino a giugno. Marco Brini, alla sua prima esperienza in Serie A, sarà invece il match analyst. Confermato in qualità di collaboratore tecnico Gianluca Grava, che faceva già parte del team di Mazzarri. Da capire invece il possibile ruolo di Marek Hamsik. Al momento la presenza dell'ex capitano azzurro in panchina è in dubbio. E lo abbiamo detto, via Mazzarri arriva Francesco Calzona, ma che cosa ne pensano i tifosi? Li abbiamo ascoltati. È stato ufficializzato l'esonero di Walter Mazzarri dalla panchina del Napoli. Francesco Calzona è il nuovo allenatore della squadra di De Laurentiis. L'avventura Mazzarri è durata solo tre mesi. Dopo la delusione del pareggio con il Genoa, la decisione è arrivata in poche ore. Il nuovo tecnico è una vecchia conoscenza per essere stato già vice di Maurizio Sarri quando era alla guida del Napoli ed anche durante quella di Spalletti. Gli umori si dividono? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tifosi. Spero che ci sarà un'inversione di rotta perché la squadra comunque non riusciva ad esprimere le sue potenzialità, il suo gioco e sicuramente poteva fare molto di più. Spero che si ritroveranno e credo che un'inversione purtroppo ancora una volta ci voleva perché Mazzarri non è riuscito a dare quello che doveva. I livelli propri dell'anno scorso non credo, quella è stata un'annata particolare, però sicuramente qualche miglioramento lo avremo. Calzona ha portato alla qualificazione agli europei la Slovacchia, quindi ha dei requisiti, insomma, il suo pedigree è quello che è stato sia con Sarri che con Spalletti, il primo Spalletti. È un'incognita comunque. Per il fatto che è riuscito a portare la Slovacchia in Europa e ci sia praticamente anche l'interessamento di Amsic su questo, che io sappia, almeno dalle fonti, potrebbe essere la svolta buona, anche perché conosce quasi tutti i giocatori. Da campioni d'Italia in carica è davvero brutto vedere Napoli non avere gioco e non avere comunque arrivare a risultati.
E ancora per lo sport, grande festa ieri in città per il Napoli Basket, premiati anche a Palazzo San Giacomo dal sindaco Gaetano Manfredi. Il nuovo palazzetto dello sport si farà, avrà oltre 10.000 posti a sedere e sorgerà al centro direzionale. A dirlo il sindaco Gaetano Manfredi durante la premiazione a Palazzo San Giacomo della Gevi Napoli Basket. Sì, noi stiamo lavorando sulla localizzazione, stiamo scegliendo la localizzazione, quindi nel giro di un mese definiremo il luogo esatto dove realizzeremo questo nuovo palazzetto. Chiaramente è un palazzetto con più di 10.000 posti, quindi che sia all'altezza di una grande città come Napoli. Bagno di folla in piazza Municipio, dove già nel tardo pomeriggio i tifosi hanno iniziato ad attendere la squadra che dopo 18 anni ha riportato la Coppa Italia in città. All'arrivo del pullman, cori e fumogeni. Poi i ragazzi di Coach Milicic sono stati ricevuti dal primo cittadino e dall'assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, in una sala aggiunta gremita di gente. A ritirare la targa il presidente Federico Grassi, il mister e il capitano Giovanni De Nicolao, che una volta finita la cerimonia ha portato la Coppa e la squadra a festeggiare in mezzo ai tifosi. Sono 6 anni che faccio sacrifici per questa squadra, oltre a lavorare, a fare il mio lavoro, e ci do veramente tutto il cuore perché crediamo molto in un progetto per Napoli che possa portare Napoli ad essere una città importante anche in altri sport, che io chiamo altri sport e non sport minori, che non siano il calcio e possa dare gioia a tante persone. Portare, come dicevo prima, portare il nome di Napoli in alto di nuovo nel basket è un onore ed è fantastico. Ho parlato con Mimmo Morena, il capitano di 18 anni fa, e abbiamo fatto una foto con la coppa ed è stato un momento molto emozionante. È il momento delle previsioni del tempo, scopriamole insieme. Il meteo è offerto da... Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Il meteo è stato offerto da... Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentare, una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze, tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530 081 866 6155, email ordini@mepalimentari.com.
Arofe, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento di rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Per questa edizione è davvero tutto, la nostra informazione regionale ritorna puntuale questa sera alle ore 19.30, subito dopo di noi. Vi ricordo l'approfondimento oggi dedicato al tema della salute e del benessere. Nostra ospite è la dottoressa gastroenterologa, dottoressa Flora Caruso. Grazie per l'attenzione.